Ruggero Radice, responsabile dello Youth Project, oggi il secondo appuntamento con le società affiliate, dopo un primo riservato solamente alle società senesi, adesso ci sono anche società da fuori. Che tipo di importanza e qual è l'obiettivo, di questi incontri? Tra l'altro oggi anche la presenza di Mr. Mignani e di Mr. Vergassola. Sì, siamo molto contenti. Oggi infatti incontriamo tutte le società affiliate e, come hai detto tu, ci saranno tutti gli allenatori del settore giovanile, impreziositi dalla presenza sia di Michele Mignani che di Simone Vergassola. Parleremo di una didattica per principi dal settore giovanile alla prima squadra e a maggior ragione ci sarà questo intervento di Michele per dare forza a questo progetto, in quanto Michele, oltre che adesso essere allenatore della prima squadra, ha anche allenato nel settore giovanile della Robur. Con il passare delle settimane sta crescendo, mi sembra, l'interesse verso questo Youth Project, i numeri lo dicono con le squadre affiliate. Ecco, un riscontro positivo dopo questo inizio di lavoro. È vero, sì, siamo soddisfatti perché le società sono interessate soprattutto alla rete di contatti che vogliamo creare, quindi a lavorare sul territorio, a lavorare insieme, a progettare e contestualizzare con loro, insieme a loro, e risolvere anche eventuali problematiche che possano avere dal punto di vista tecnico. E contemporaneamente cercare di creare nel tessuto territoriale anche fuori una uniformità di pensiero, di modello, e quindi questo sappiamo che è una cosa che si fa, non si fa dall'oggi al domani, ma se ci sono gli intenti giusti si può riuscire bene. Ecco, come detto, ci sono Mister Mignani e Mister Vergassola che sono reduci dalla vittoria di ieri a Viterbo. Cosa pensi di questo momento della prima squadra? Come lo stai vivendo? Visto appunto che chiaramente credo che ci sia anche un bel legame di amicizia. Ma assolutamente, ci sono tantissimi motivi per essere felici, intanto perché la Robur è tornata a portare entusiasmo, perché Simone e Michele, oltretutto che essere amici, sono sicuramente Michele sta dimostrando di essere un allenatore molto forte e molto bravo, e poi anche perché la prima squadra sicuramente ha un fattore determinante di assoluta importanza per il settore giovanile.